Stasera siamo molto contenti che questa saletta sia piena, di essere qui alla Comunardi, per le ragioni anche che esprimeva Paolo, giusto? L'ho detto bene? E quindi siamo qui a presentare un progetto un po' così, un po' anche azzardato, no? per una serie di questioni che andremo a vedere. Un progetto che va un pochino anche oltre a tutta una serie di ragionamenti ambientali, e avremo modo di approfondire questo oltre. Io sono Roberto Canola, Maurizio Pallante, Francesca Mandarini, poi in sala ci sono anche altri partecipanti a questo primo gruppo che stiamo cercando di formare, un gruppo territoriale di sostenibilità, equità e solidarietà, che nasce, come dire, come appello nell'ottobre del 2018, dico bene? L'appello è nel novembre 2018, mentre la prima costituzione, il primo incontro a Roma è nel febbraio 2019. Si è dato vita a un percorso, diciamo, costituente, un percorso che, come dire, inclusivo, che voleva essere il più possibile partecipato, il più possibile attento alle diversità e alle diverse sensibilità, e a ottobre del 2019 finalmente si è costituita l'associazione di riferimento che si chiama Solidarietà, Sostenibilità, Equità e Solidarietà a Roma, e quindi è stato, come dire, è nata questa associazione. Questo progetto politico ha di fatto una sua rappresentanza a livello nazionale. Sono anche nati due circoli. Noi stiamo cercando di far nascere il terzo circolo qui a Torino, a livello italiano. E 50 entro il 2020. E 50, mi dicevo, 50 entro il 2020. Quindi cerchiamo di fare in modo che questo progetto sia un progetto intanto che cresce, che nasce dal coltivare le sensibilità e dall'unire le diverse sensibilità che ci sono in tema ambientale. E partiamo... intanto partiamo da un dato, anzi io parto da un dato per dare lo spunto a Maurizio di fare tutta una serie di considerazioni intorno all'appello e intorno al progetto politico. E, come dire, il primo dato che parto dal fondo dell'appello, parto dalla fine di questo appello, che non è meno importante, anzi direi che è molto importante, perché è segno di una, di una rappresentatività che viene meno, e viene anche meno per il fatto che gli elettori rispondono sempre di meno alla politica, e ne sono delusi e si allontanano, no? Se pensiamo che nel 1989 i votanti erano l'81% alle europee dell'89, il dato dei votanti elettori alle europee del 2019 è del 56%, c'è un calo mostruoso a questo punto di vista. E questo calo è un calo sia di partecipazione che di democrazia, io credo, no? Cioè, anzi, noi ci siamo dati anche questo elemento di riferimento, oltre a tutti gli altri elementi che vedremo intorno all'appello e intorno al progetto che sta nascendo. Però l'elemento della disaffezione dei cittadini alla politica è un elemento che ci preoccupa molto, è un elemento che tocca direttamente la democrazia, ed è un elemento che non può essere tralasciato. Oltre a questo c'è anche un problema di rappresentanza, io credo, nel senso che i temi ambientali non hanno a oggi, mi viene da dire, alcun tipo di rappresentanza nelle forze di governo e nelle forze, né almeno a livello nazionale, a livello italiano, abbiamo una scarsissima rappresentanza delle questioni ambientali, della questione ecologica, nonostante ormai tutti siamo consapevoli della crisi climatica e siamo tutti consapevoli dell'emergenza climatica, no? Perché non possiamo neanche più parlare di cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è in corso, è in atto, e qui siamo di fronte a un'emergenza climatica a tutti gli effetti. E mentre negli anni Ottanta quantomeno i Verdi erano, come dire, a rappresentare questo tipo di a rappresentare l'ambiente, le sue criticità, a rappresentare il suolo, a rappresentare l'inquinamento, cioè a rappresentare, come dire, in qualche modo una risposta
al tema ambientale, oggi da un punto di vista politico, no, non nei movimenti, non nelle sensibilità, ma da un punto di vista politico, noi non abbiamo alcun tipo di rappresentanza, non c'è alcun tipo di rappresentanza a livello politico-istituzionale, nonostante alcuni movimenti si siano detti, come dire, in grado di farlo. Quindi io partirei da questo primo elemento, cioè intanto, no, che come dire, la questione ambientale da sempre, insomma, noi ci conosciamo dall'84, dall'85, forse anche un po' prima, da sempre abbiamo come dire, detto che la questione ambientale, come dire, non è che non ha un colore specifico, no? Non è di destra o di sinistra, o quantomeno tutti hanno contribuito al disastro ambientale che in questo momento abbiamo di fronte, no? Per diverse ragioni che adesso indagheremo. Quindi io partirei da questa prima suggestione per chiedere a Maurizio di iniziare ad approfondire questo ragionamento. Allora, buonasera, mi scuso perché la mia voce, anzi, pensavo che poteva essere peggio di quanto non è, comunque.